Magic words technique. So imagine you are having a conversation. What is the main problem? Is that you block yourself, okay? You don't know quite what to say. Now, what is the main problem? The main problem is time. Imagine, for example, if I say to Mattia, how are you? In that moment, he needs to give me an answer. I'm waiting for the answer. So the problem is time. So what we are going to give you today is those magic words that you can use while you are thinking of what to say to get the phrase started. Short little expressions we use in English during conversations. Sì, quindi facciamo una piccola traduzione per chi si è perso un attimino. Allora, immagina di avere una conversazione quando sei in vacanza con un amico, con una persona, un turista che magari hai incontrato per strada, non so. Qual è il problema principale delle persone? È il tempo, è la tempistica. Cioè, se lei mi fa una domanda, io devo subito avere la risposta pronta, non posso aspettare 30 secondi. Non posso star lì fermo e non sapere cosa dire. Assolutamente no. Quindi il problema appunto è la tempistica. E in questa lezione andremo a spiegarti delle paroline magiche, quindi la tecnica delle parole magiche, per, diciamo, temporeggiare, per prendere un attimino di tempo e pensare alla risposta. Ok? Quindi delle paroline che ti aiuteranno ad essere più fluente quando parli, ad essere più sicuro di te. A prenderti un po' di tempo perché il tuo cervello cominci a pensare alla risposta, utilizzando anche le altre tecniche che ti abbiamo spiegato appunto in questo corso, ma anche e soprattutto queste paroline. Ok? So the lesson is divided, well, into two lessons. Part one, part two. Now we will look at what you can say when you are speaking. Sì, quindi questa tecnica delle parole magiche si divide in due parti. In questa lezione andremo ad analizzare quando tu stai parlando, nella successiva lezione andremo a vedere quando tu stai ascoltando. Quindi quando tu stai ascoltando puoi prepararti addirittura la risposta. Okay? Quindi quando stai parlando si possono utilizzare queste parole. Well. Allora, no? Pensate per esempio quando... Yeah, it's more... In italiano è sempre, allora. Yeah. In English, rather than well, it's like, well. Well. Blah, 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 blah. What do you want to do today? Well, maybe we can go to the beach. Sì. Whilst sì. You're thinking, well, blah, blah, blah. Okay, so. Okay, allora andiamo a cena oggi alle ore 7. Okay, so we're going tonight for dinner at 7 o'clock. Yeah. Okay. Maybe. Forse, no, forse. Io non sono bravo nelle espressioni, per carità. Lei è più bravo di me. Però dovete capire un po' il senso. Forse. For example, if ask me the question, what do you want to do tonight? For example. What do you want to do tonight? Maybe. We can go for dinner, okay? That's how you use it. Yeah. Next. Then. Let me think. Lasciami pensare. What about... Che ne dici di... I suppose... Sì. Suppongo che, immagino che... I mean... Cioè, voglio dire, no? Si utilizzano anche molto in italiano queste cose. Yeah. Cioè, voglio dire, lasciami spiegare, aspetta un attimo, fammici pensare. Allora, potete anche combinarle, eh? If you said to me, do you want to go to the beach? I mean... Oh, it's so hot. It's quite hot, yeah. I mean, do you want to go for food? I mean, I'm not very hungry. It's a starter you sì, use at the beginning. If you've noticed... All of these are at the beginning of sì, the phrase. Sempre, quasi sempre all'inizio della frase. I guess... Immagino che...
Anche qui non c'è la traduzione letterale, perché to guess vuol dire scommettere, ma in questo senso è immagino che, scommetto che, suppongo che, cioè è un, dovete capire il senso. Yeah. Well, yes, or well, no. Okay. Beh sì, beh no, o allora sì, allora no. Okay. That concept. For example, per esempio, this is the easiest. Yeah. You know, sai, I say all the time. Right? Yeah, you know. You sì, know, questa è la più utilizzata in inglese. You know. You know the other day when we went to, you know yesterday, you know when we go on holiday. Yeah. Always this one. Do you know what I mean? Yeah. Sai quello che voglio dire? Eh? It's an expression, a way to say. Do you know what I mean? Yeah. If you're more advanced, try to read these with a bit of expression. Sì, sì, io davvero non ho nessun tipo di espressione. No, mentre sto facendo questa lezione qui, poi quando parlo in inglese normalmente sì, c'ho espressione, capisco il senso, parlo bene. Però mi esce difficile falsificare adesso. Non, davvero non riesco, non fa parte di me, quindi leggo. Traduzione basta. Lei invece mi spiega tutti gli esempi ed è molto più brava a fare questo. Do you know what I'm saying? Sai cosa mi riferisco? What I'm trying to say is. Quello che sto provando a dire è. No? What I'm meaning to say is. Quello che voglio dire è. Anyway. This is the most. Yeah. Questo si utilizza sempre. Comunque, ad ogni modo, anyway, cioè quando vuoi cambiare discorso, no? Yeah, yeah. Anyway, let's just go. Come on, anyway. Always. As I was saying, come stavo dicendo, the idea is that, l'idea è quella, kind of, tipo, no? Yeah. Tipo, well, oh no, sorry. What I'm thinking is that if... Quello che penso è che se... Yeah, sure. Sì, certo. At the end of the day... Quindi, alla fine, in fin dei conti, non è alla fine del giorno, no. È a mezzanotte, non è quello. È alla fine, in fin dei conti. Mm. At the end of the day, for example, okay? Yeah. At the end of the day... I can try my best to pass the exam. Sì, in fin dei conti, alla fine farò del mio meglio per passare l'esame. Poi non so come andava, ma non è che alla fine del giorno farò l'esame. No, alla fine dei conti farò del mio meglio. Finally. Infine. Actually, this is another one. Questo è un altro, molto importante. In realtà, effettivamente, in realtà non è che ci avrei molto voglia di andare oggi a cena o di uscire adesso con il caldo. Actually... Basically, anche questo molto utilizzato, praticamente. Yeah. Is even before I would probably say well, basically blah 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 blah. Seriously. Seriamente. You see. Vedi. Yeah. And the last ones. Okay. So. Okay, allora. Right. Giusto. Let me see. Vediamo, fammi vedere. No, magari dovete, qualcuno, una persona magari vi invita a fare qualcosa, no? Questa sera sei libero che andiamo a fare l'aperitivo insieme. Let me see. Let me see. Vediamo che sono impegnato. Let me see. Let me think for a moment. Yeah. Lasciami pensare per un momento. Qualcosa del genere, no? Per temporeggiare. Little bit of acting there. Yeah, quando mi immagino la scena sì, riesco a capire ad agire, ma a leggere quello su uno schermo faccio fatica a dare intonazione. Non sono un attore. Per ora, magari, chissà. So, there we are. They are while you are speaking. Continue on to the next lesson, which will be more important phrases, expressions, prompts for while you are listening yeah. to someone. Important.